Ciao grandissimi e benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo di nuovo in Giappone. Oggi siamo a Kyoto per la precisione al tempio. Ah ok, sì, non ho capito cosa mi ha detto. Vabbè, comunque ci troviamo al tempio Inari, giusto Sere? Sì. Non per i mercatini, quindi smettila di guardare. Ma perché a livello di shintoismo questo è uno dei più importanti. Adesso andremo a fare un bel giro. Guardate che figata questa passeggiata che ci porta dentro al tempio. Ci sono tutte le mancarelle. Solo perché è Capodanno. Solo perché è Capodanno. Solo se lo vuoi. Solo se lo vuoi. Ci troviamo al Fushimi Inari, questa lunghissima serie di tori che al suo interno ha una via che attualmente è abbastanza piena di gente. È famosissimo questo santuario, l'avrete visto sicuramente da qualche parte. Noi adesso stiamo passando da fuori perché dentro è veramente pienissimo. Prima Gianji è riuscito a fare una fotografia con proprio tutta la strada vuota, quindi spero di avere anch'io fortuna e riuscire a fare una foto decente, perché questo sicuramente è una delle cose che più volevo vedere qui in Giappone. L'ho sempre vista sui cataloghi, sulle riviste, ma mai dal vivo. È veramente uno spettacolo, dei colori assurdi. Guardate che roba. Purtroppo siamo dovuti scappare perché si è riempito, cioè proprio al massimo, è pieno di gente, non ci si può muovere proprio perché c'è tutta la via completamente incasinata. Quindi piuttosto che fare il giro fino in cima e vedere Kyoto dall'alto, che sarebbe stato sicuramente bello, ma ci avremmo messo 40 minuti perché si andava proprio a passo di lumaca, abbiamo preferito venire via perché vogliamo dirigerci verso la nostra prossima bellissima destinazione. Siamo arrivati nella affollatissima stazione di Kyoto. Serena intanto in modalità influenza aviaria perché c'è un po' di tosse. Qua si usa mettersi la mascherina quando si è malati. Gli altri sono andati a mangiare mentre noi stiamo andando a prenotare il pullman per il rientro in aeroporto, perché tra un paio di giorni dovremo purtroppo rientrare. Quindi abbiamo deciso di andare a prenotare il bus così da avere il trasferimento privato un po' più comodo per l'aeroporto. Io, siccome sono un pochino stanco, sono andato alla macchinetta, avevo sete,
e ho letto Real Gold Energy Drink. Il sapore è veramente pessimo, non si può bere, però ci voleva. Anche se non ho troppa fame, io e Serena abbiamo deciso di dividerci una cosa molto speciale, perché lei mi porta sempre in posti eccezionali per mangiare e oggi mi ha portato a provare l'okonomiyaki, che io ho visto soltanto nei video di Marco Togni e non vedo l'ora di provare. Fa un po' caldo perché giustamente sul tavolo è questa piastra rovente, che diciamo non è il top in queste giornate calde, perché sì, oggi fa caldo, cioè fosse per me andrei in giro tipo senza giubbetto. Ci hanno già portato l'acqua, una cosa che adoro del Giappone, che non ti fanno pagare il coperto e l'acqua te la portano. Io bevo solo quella. L'okonomiyaki è pronto, la tipa è arrivata, ci ha messo sopra la salsa e la maionese facendo anche la decorazione. Io adesso sto prendendo la mia parte dopo che Serena ci ha messo su la roba di verdure e anche i fiocchi di pesce secco, che fanno una cosa fighissima, che è quando li metti sulla cosa rovente si muovono tutti come se fossero vivi. Comunque adesso assaggiamo sto coso, che non ha un bellissimo aspetto, devo dire, però il profumo è molto invitante. Quasi mi pento di non averne preso un intero, ragazzi, è spettacolare. Poi l'avocado si sente tantissimo. Mi è caduto anche un pezzo sulla macchina fotografica. Uno si immagina una roba molto pesante, invece è leggerissimo. Anche il pesce secco, che potrebbe sembrare una cosa che magari stona, in realtà si sente il giusto, è proprio una cosa delicata, è veramente buono. Grazie Sere che mi hai portato in questo posto spettacolare. Che viaggio sarebbe stato senza di lei? Perché sarei andato a mangiare soltanto in posti luridi. Andiamo, ragazzi, siamo arrivati. Io amo il Giappone. Non è nessuno. Passa la congiuntivite. E antibiotico. Ragazzi, dopo un treno infinito e pure una navetta siamo finalmente arrivati alla nostra destinazione, un posto che morivo dalla voglia di vedere sin da quando ho scoperto che sarei venuto in Giappone, ovvero Nara. Siamo entrati nel tempio, questo è il primo tempio che richiede il pagamento per l'ingresso, però è una cosa davvero imperdibile, quindi 500 yen li spendo volentieri per farvi vedere quello che c'è al suo interno. Arigato.
chiudendo praticamente tutto qua. Il sole sta tramontando, c'è un'atmosfera troppo bella, ragazzi, veramente troppo bella. Sono veramente felicissimo di essere venuto qui. Però il giro non è ancora finito, perché abbiamo ancora una cosa da andare a vedere, oltre che giocare ulteriormente con i cervi, che sono la cosa sicuramente più bella di tutto il complesso. Santuario di Kasuga Taisha, un santuario molto importante, patrimonio dell'UNESCO, dove praticamente spawnano i cervi. Che hai preso da mangiare? Una roba alla crema. Che buono lo street food di Capodanno. Dai zio, fammi provare un pezzo. Che sboro, è untissima. Ragazzi, adesso ci aspettano tipo 40 minuti di strada, cioè di treno, per tornare a Kyoto, e io li devo passare con questi individui qua, quindi credo che sarà una figata. Il nettare degli dèi. Ovviamente. No. Abbiamo fatto spesa al combini, abbiamo preso un po' di roba unta da mangiare, perché boh, io stasera non ho proprio voglia di uscire a cercare un ristorante, che ieri ci abbiamo messo una vita. Quindi credo proprio che mangeremo in stanza. Ma se facessimo una roba... Per oggi basta, per oggi basta. Let's go.